Buongiorno Presidente, ben trovato. Buongiorno a tutti, eccomi. E grazie della sua partecipazione e sua disponibilità. Come sa, siamo in collegamento con altri colleghi per un corso organizzato all'Ordine dei Farmacisti di Perugia sui vaccini anti-SARS-CoV-2. Sappiamo che la situazione politica del nostro paese è molto difficile, come lo è anche la situazione pandemica. Ma abbiamo delle importanti novità dalla legge di bilancio che conoscerà benissimo perché è l'autore di un emendamento che io definirei storico per la nostra categoria e quindi volevo che ci raccontasse un po' quali sono le principali novità di questa cosa e portare i saluti ai partecipanti che ci stanno seguendo da casa. Grazie, Presidente. Innanzitutto un saluto a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'impegno con cui tutti i giorni fate e facciamo, perché anch'io sono un farmacista col camice indosso quando sono fortunatamente a casa, che facciamo tutti i giorni dietro al banco o in ospedale o dovunque la nostra professione esplica un ruolo importante. Ma, voglio dirvi che io la vedo come la logica continuazione di un impegno, che è il mio impegno dal 2005, quando ho tracciato le linee del futuro della nostra professione, forse con un po' di follia, ma ci vuole quando progetti cose importanti. Abbiamo allora definito un percorso. Ecco, questo percorso io continuo a inseguirlo con grande forza, con grande determinazione, convinto che la professione che mi ha lasciato il mio papà debbo a mia volta consegnarla ai miei figli con la stessa importanza con cui l'ho ricevuta. Quindi tutto quello che noi abbiamo scritto in quel documento del 2005, piano piano, passo dopo passo, con grande caparbietà, la stiamo realizzando con la necessità e la volontà di dare alla nostra professione altri importantissimi anni di protagonismo all'interno della salute, del mondo della salute del nostro paese. Quindi ci sono tre emendamenti, Filiberto, che sono molto importanti. Il primo è quello sui tamponi, che ritengo sia un fatto molto importante, siamo fatti dalle farmacie. Sì. La Cina ci ha insegnato che bisogna tracciare e le farmacie potrebbero avere un ruolo importante, quindi questo emendamento ha un ruolo in questo senso. Quindi tamponi, il tema dei sierologici collegati ai tamponi è altrettanto importante, ma anche aver levato quell'equivoco da sempre presente in farmacia: il pungidito, il farmacista non lo può usare, il cliente a casa che si fa la glicemia, sì. Ecco, con l'intervento in legge di bilancio siamo riusciti a smarcare il fatto che il farmacista usa il pungidito e non è un reato, e questo è importante. Ultimo punto, quello che, ripeto, nel 2005 già avevo scritto, il futuro della farmacia è quella di fare le vaccinazioni, secondo me è un fatto importante professionale, ci apre una porta del futuro e ci legittima ulteriormente nella nostra storia all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, come dicevo prima. Ecco, il problema è che questo emendamento, che già sancisce che sotto la supervisione del farmacista, sotto la supervisione del medico, lapsus freudiano, ma tutto sommato quello intendo, mi avete beccato proprio chiaro chiaro. Ecco, sotto la supervisione del medico il farmacista può vaccinare. È una procedura che per quanto riguarda i vaccini anti-influenzali è diffusissima nel mondo. Per quanto riguarda l'aspetto del Covid, già si stanno muovendo molte regioni. Ieri non so chi ha avuto la fortuna di vedermi a Porta a Porta, Io la sono sfortuna uno tra forse quelli. quella. E per una volta siamo andati a Porta a Porta orgogliosi della nostra professione, non per prenderle ma per dire quello che pensavamo, e credo sia un successo piuttosto rilevante per la nostra categoria. Concordo pienamente, come concordano con me molti altri colleghi. Siamo andati bene ieri, effettivamente ho sentito anche Bruno Vespa stamattina, era molto contento perché è stata una portata importante nella quale abbiamo fatto una proposta per il cittadino, che nasce sostanzialmente da una riflessione che vi faccio molto velocemente. Se ci sono necessità di arrivare all'immunità di gregge, dobbiamo fare 42 milioni di vaccini. Facciamo
facciamo una cifra facile, 40 milioni, per due inoculi sono 80 milioni. Se Arcuri dice che dobbiamo farli entro la metà di novembre, dobbiamo fare 150.000 vaccinazioni al giorno per due, perché bisogna fare pure i richiami. Allora il tema è, se lo Stato deve trovare come deve trovare queste dosi, è un peccato che poi noi non mettiamo a frutto una potenza di fuoco che può accorciare questo periodo e quindi rimettere in piedi il paese, perché in questo momento il paese è in ginocchio, perché senza salute non ci può essere economia. Quindi se riusciamo a accorciare questo tempo va meglio per tutti, quindi perché non impiegare chiunque voglia farlo? Non dico solo i farmacisti, noi dobbiamo uscire da questa pandemia il più presto possibile e quindi fare le vaccinazioni vuol dire dare una risposta reale al paese. Poi, come sempre, come dico a tutti, la federazione deve dire di sì, il singolo può anche dire di no, se non se la sente, se pensa che non ci sia volontà. Ognuno giustamente deve fare quello che vuole, capisco anche la tensione spesso dei colleghi collaboratori che hanno un problema di rinnovo del contratto, che Filiberto sa quanto la federazione degli ordini sta spingendo tutti i giorni, tutti i momenti, in tutte le maniere, in tutti le modi, in tutti i consessi, siano essi ministeriali, siano essi nel rapporto con Federfarma. Purtroppo noi non possiamo fare il rinnovo del contratto perché siamo stati espulsi negli anni 60 dalla legge italiana che dice che la contrattazione deve avvenire tra le parti interessate e quindi tra il sindacato, in questo caso dei titolari, e il sindacato dei collaboratori. Ma tutti i presidenti degli ordini sanno quanto io sono insistente su questo punto e su quanto non faccio mai mancare un'occasione per ribadire che il contratto va fatto presto, va anche studiato un passaggio da commercio a comparto sanitario, ben sapendo che entrando nel comparto sanitario bisogna rimodulare la scala di accesso, perché in questo momento ci sono solo due possibilità e questo limita ovviamente, e capisco, il passaggio da parte dei titolari su un contratto differente, ma lavorando insieme si può trovare uno scalone anche per il contratto dei sanitari e avere anche una dignità che credo sia più importante, più giusta per il ruolo che abbiamo. Quindi tre passaggi importanti, tre passaggi che ci aprono al futuro. Ovviamente non possiamo pensare di farlo perché siamo imparati, bisogna mettersi a studiare e lo faremo con la solita voglia. Aspettiamo di avere un rapporto anche con l'Istituto Superiore di Sanità. Vedrò lunedì proprio il presidente Brusaferro per capire come fare insieme a preparare i farmacisti e in questo senso quindi cominciare davvero a mettersi al servizio del paese. Ripeto, io non voglio mai fare il medico, voglio fare il farmacista, però questa è una guerra e da questa guerra ne usciamo solo se ognuno fa un po' più della sua parte e i farmacisti sono pronti ancora una volta a farlo e sono sicuro che tanti di voi condivideranno questa mia visione e la seguiranno, ma sarò sempre al fianco anche dei colleghi che non se la sentiranno di farlo e preferiranno non seguire la via di questa ulteriore specializzazione. Quello che è certo è che la farmacia dei servizi ancora una volta si dimostra un'intuizione importante, perché credo che proprio da lì potremmo ancora di più proseguire nella nostra lunga storia di, lo dico per la terza volta, professionisti presenti, importanti nella struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Non mi dilungo di più perché avrete sicuramente un programma denso. Io, come sapete, poi in questi giorni, oltre a tante situazioni, abbiamo anche un occhio al paese per questo recovery plan, per questa situazione un po' difficile del governo che si è creata. Quindi nel salutare tutti voi e il Presidente del Consiglio, ringraziandogli per questa possibilità di poter almeno salutare, davvero auguro a tutti un buon pomeriggio e anche se qualche giorno è passato dall'inizio dell'anno, un buon anno. Speriamo di cuore per voi e per tutte le vostre famiglie. Grazie Filiberto, grazie colleghi. Grazie Presidente per il suo intervento e certamente questi professionisti quali siamo della salute le posso anticipare che hanno ricevuto un riconoscimento in quanto inseriti anche loro nella prima fase del piano vaccinale della nostra Regione Umbria. Questo grazie a una costante, quindi diciamo anche è legittima nostra richiesta di inserire appunto la categoria dei farmacisti nel piano vaccinale anti-Covid della nostra regione.
Certamente quello che dice Presidente è una grande sfida. Noi anche qua siamo pronti a livello locale. Farmacisti si sono preparati, come stanno dimostrando oggi nel partecipare a incontri come questo, che tratta appunto dei vaccini anti-Covid in tutti i suoi aspetti, sia tecnici che scientifici, sia per dare una sicurezza alla categoria e quindi togliere ogni dubbio e cercare di fare in modo che ci sia una massima partecipazione alla vaccinazione. E stiamo vedendo fin da subito degli ottimi risultati, perché in pochissimo tempo abbiamo raggiunto oltre il 50% dei nostri iscritti che hanno aderito alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ma anche per dare degli strumenti utili per tranquillizzare anche la popolazione, i cittadini con i quali tutti i giorni siamo in contatto. Grazie ancora Presidente per il suo intervento e la disponibilità. Grazie mille, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Bene, abbiamo sentito i saluti del Presidente Mandelli, che ringraziamo ancora, e siamo adesso pronti a partire con questo corso, e, però il programma e quello che sarà il contenuto di questo corso lo lascio dire al professor Moretti, responsabile scientifico di questo corso. Quindi professore, prego, a lei la parola. Grazie dottor Filiberto Orlacchio, ringrazio per avermi voluto coinvolgere nell'organizzazione di questa importante iniziativa di divulgazione scientifica. Rubo solo un minuto. Ce l'ha già detto di fatto il ministro Speranza, prorogando lo stato di emergenza al 30 aprile, che la pandemia rappresenta ancora una importante criticità in termini sanitari. Ma con la recente disponibilità dei vaccini, dei quali parleremo in questo evento e dei quali parleranno approfonditamente i colleghi Ciriana Urabona e Giuseppe Nocentini, si profila l'entrata in gioco in qualche maniera a supporto della medicina clinica, della medicina preventiva. È chiaro che con il vaccino della Pfizer, per le sue particolari modalità di conservazione, la catena del freddo importante, non si è ancora del tutto usciti dagli ospedali, ma con i nuovi vaccini diventerà centrale anche il ruolo di tutte quelle strutture territoriali, i distretti sociosanitari, i dipartimenti di prevenzione con i loro servizi vaccinali, ed è stato già detto, le farmacie territoriali, che rappresentano un importante presidio anche di medicina preventiva. Si prevede quindi un intervento importante di sanità pubblica. Vi rubo solo due secondi per ricordarvi che quando si dice intervento di sanità pubblica, si vuol dire un intervento di medicina preventiva sulla popolazione sana. Lo ribadisco perché questi termini sono purtroppo abusati sia in termine giornalistico che in termine anche sindacale da parte degli operatori sanitari. Sono abusati per dire che cosa? Per riferirci a quella che più correttamente invece dovrebbe essere chiamata assistenza sanitaria pubblica. Detto questo, però, entriamo nel vivo dell'iniziativa. E iniziamo subito con dando la parola ai due colleghi, entrambi farmacologi, entrambi del neonato Dipartimento di Medicina e Chirurgia della sezione di farmacologia. Non vi sto a leggere le note dei loro curriculum, perché sono per entrambi i colleghi veramente curriculum di rilievo, molto importanti. Do la parola per primo alla collega Ciriana Urabona, con la quale in era predipartimentale abbiamo condiviso l'appartenenza a quella che ormai chiamiamo la ex facoltà di farmacia. Prego. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ringrazio il presidente Orlacchio e anche il collega Massimo Moretti per avermi coinvolto in questa iniziativa. Andrei a condividere lo schermo.
Ditemi se riuscite a vedere. E sì, a sì, vediamo bene, sentiamo bene. Anche, perfetto. Permettetemi prima di iniziare di fare anche un ringraziamento a tutti i farmacisti che sono in ascolto per il quotidiano lavoro che fanno durante questo periodo di emergenza sanitaria. Un lavoro che riguarda non solo la corretta dispensazione del farmaco, ma anche la divulgazione di una corretta informazione scientifica di ciò che ruota intorno al farmaco. In questo preciso momento di inizio campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 è particolarmente importante divulgare correttamente le informazioni scientifiche riguardo i vaccini anti-SARS-CoV-2. Non riesco ad andare avanti. Ecco. Questo perché parallelamente alla diffusione dell'infezione Covid-19 e quindi alla condizione di pandemia, si è sviluppato un altro altrettanto pericoloso fenomeno, che è quello della infodemia Covid-19, cioè una sovrabbondanza di informazioni di facile reperimento, talvolta non corrette, non accurate, mal interpretate, dovute anche alla facile reperibilità con i mezzi di comunicazione, dai social network, quotidiani, televisione. Includerei anche in questo ultimo anno anche pubblicazioni scientifiche che sono aumentate tantissimo su questo specifico argomento. Tutto ciò ha contribuito a disorientare le persone e a avere confusione riguardo l'argomento Covid-19 e soprattutto vaccinazione anti-Covid-19. Ebbene, un modo per combattere la infodemia Covid-19 è proprio quella di divulgare una corretta informazione, magari da parte di un adeguato comunicatore, messaggero, con un appropriato mezzo informativo. Quindi sono ben lieta oggi di poter contribuire nel mio piccolo a una corretta informazione scientifica sui vaccini anti-SARS-CoV-2. Di comune accordo con il mio collega Giuseppe Nocentini, che parlerà dopo di me, abbiamo deciso di concentrare l'attenzione essenzialmente sui tre candidati vaccini che verranno utilizzati in questa campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, e sono nello specifico il vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech, che è già arrivato in Italia, in Umbria, è già stato somministrato a parte degli italiani, il vaccino Moderna, che è stato da pochissimo autorizzato da AIFA e quindi anche lui verrà a breve somministrato agli italiani, e infine il vaccino AstraZeneca Oxford, che invece ha subito una battuta di ritardo, ma che speriamo anche lui verrà autorizzato a breve. Prima di entrare nello specifico delle caratteristiche di ciascun vaccino, vorrei semplicemente rispolverare alcuni concetti fondamentali riguardanti la vaccinazione. Una vaccinazione contro un'infezione che cosa significa? Significa, in breve, mimare l'infezione in maniera tale da non far sviluppare i sintomi della malattia, ma in modo tale da attivare una risposta immunitaria efficace che sia in grado di proteggere l'organismo ospite nei confronti di una successiva esposizione al patogeno. Come si raggiunge questo obiettivo? Si raggiunge somministrando nell'ospite delle sostanze che vengono chiamate antigeni, che sono molecole che rappresentano il patogeno, ma che appunto non sono in grado di indurre l'infezione, ma sono altamente immunogeniche, cioè sono capaci di attivare una risposta immunitaria contro quel determinato antigene.
La vaccinazione è un approccio terapeutico che si basa su un processo di immunizzazione attiva, cioè dall'esterno somministro antigeni che nell'organismo ospite devono indurre una risposta immunitaria che porterà alla generazione di anticorpi che hanno la funzione di riconoscere l'antigene estraneo e di neutralizzarlo. Non sono solo in gioco anticorpi, ma anche l'attivazione di particolari cellule dell'immunità che concorrono all'attivazione della risposta immunitaria. Quindi è un processo attivo. E è l'organismo ospite che, si dice in gergo, monta una risposta immunitaria, cioè inizia a generare una diciamo anticorpi, ad attivare cellule dell'immunità che hanno l'obiettivo di eliminare quel determinato antigene che sarà poi ad una successiva ingresso presentato verosimilmente dal patogeno. È cosa ben diversa da quella che è l'immunoterapia passiva, di cui pure si è parlato in questo ultimo anno. L'immunità passiva come approccio vede la somministrazione direttamente di anticorpi specifici verso un determinato antigene, e si stanno sviluppando diversi tipi di anticorpi monoclonali che quindi riconoscono con alta efficienza antigeni presentati dal SARS, dal virus SARS-CoV-2, ma differentemente dalla immunizzazione attiva indotta da una vaccinazione, l'immunizzazione passiva è un tipo di approccio terapeutico temporaneo che può essere immediato, quindi può andare bene ma nel caso di infezione, del momento acuto dell'infezione, ma non è di lunga durata. Mentre invece la vaccinazione, come già stato dimostrato per altri tipi di vaccinazioni, sono, diciamo, degli approcci terapeutici attivi che auspicabilmente possono conferire un'immunità protettiva di lunga durata. Quindi in sostanza vaccinare un individuo è imitare l'infezione in questo caso, ma a differenza della malattia in cui si attiva sì una risposta immunitaria, ma il soggetto accusa tutti i sintomi della malattia, e sappiamo che nel caso del Covid sono anche sintomi gravi, a differenza appunto dell'infezione, la vaccinazione bypassa questa parte della sintomatologia patologica e punta ad attivare una risposta immunitaria protettiva. Andando un pochino più nello specifico del tipo di risposta immunitaria che si attiva nei confronti dell'antigene che rappresenta il patogeno, che cosa avviene? Nel momento in cui una sostanza estranea, non propria dell'organismo ospite, viene somministrata e quindi entra nel nostro organismo, dei particolari immunociti, chiamati cellule presentanti l'antigene, captano e riconoscono questa sostanza estranea, la captano, la processano e poi la presentano in maniera adeguata ad altri immunociti che hanno il compito di appunto agire contro quel determinato antigene. I linfociti di cui parlo sono essenzialmente i linfociti di due tipi, linfociti B che hanno la funzione di proliferare e differenziarsi in plasmacellule che produrranno gli anticorpi di cui tanto abbiamo sentito parlare in questi giorni, anticorpi capaci di riconoscere proprio quel determinato antigene e di neutralizzarlo. L'altro tipo di immunocita molto importante nell'attivazione di una risposta immunitaria sono i linfociti T. Essenzialmente esistono due tipi di linfociti T. Linfociti T CD8 positivi, chiamati anche citotossici, che hanno come funzione
quella di eliminare la cellula infettata dal patogeno o linfociti TCD4 positivi, chiamati anche linfociti T helper, così chiamati proprio perché aiutano l'attivazione della risposta immunitaria e aiutano appunto l'attività dei linfociti B e dei linfociti T citotossici. Cosicché nel momento in cui entra una molecola estranea nel nostro organismo, si attiva una risposta attraverso una cooperazione tra più tipi di immunociti che culminerà nel riconoscimento di quella sostanza, di quel determinato antigene e nella sua, diciamo, eliminazione. Accanto a questa organizzazione, che vede appunto l'attivazione di una risposta difensiva, c'è un altro elemento del sistema immunitario molto importante, che sono le cellule della memoria. È molto importante la memoria immunologica. Quando entra un antigene estraneo nel nostro organismo, da una parte è importante riconoscerlo come estraneo ed eliminarlo, dall'altra è importante anche ricordare quel tipo di antigene, in modo tale che ad un successivo ingresso possa essere immediatamente eliminato. E a fare questo sono appunto le cellule della memoria, in particolare linfociti B della memoria o linfociti T della memoria. Questi tipi di immunociti hanno semplicemente il compito di ricordare quel antigene e al successivo ingresso immediatamente riattivano una risposta immunitaria che deve eliminare quell'antigene. È proprio dalla memoria immunologica che dipende anche la protezione vaccinale, cioè la protezione indotta da una vaccinazione. Un altro concetto fondamentale di cui sicuramente avrete sentito parlare tanto è la cosiddetta immunità di gregge. Ora, la vaccinazione non è solo uno strumento di protezione individuale, perché a seguito di una vaccinazione il singolo soggetto sviluppa anticorpi e così è protetto, se questi anticorpi riescono a neutralizzare il patogeno, è protetto dalla infezione. La vaccinazione è anche uno strumento di protezione collettivo. Questo perché se un'altissima percentuale di soggetti risulta immunizzato, si crea una sorta di barriera di protezione intorno a quei pochi soggetti che rimangono ancora suscettibili. Quindi è importantissimo avere una copertura vaccinale elevata per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. L'immunità di gregge, come rappresentato in quest'ultimo pannello, è quella condizione per cui, benché ci siano pochi individui ancora suscettibili all'infezione perché non hanno potuto vaccinarsi o per ragioni patologiche, per esempio, o per terapie in corso, nonostante siano suscettibili, la presenza di un elevato numero di persone vaccinate, immunizzate, creerà una protezione collettiva e farà in modo che, benché ci sia un soggetto infetto nella popolazione, questa infezione non si diffonda. Questa è, diciamo, la situazione auspicabile nel momento in cui inizia una campagna vaccinale. La, diciamo, situazione che abbiamo nel pannello di sinistra è quella che ci vede, che vediamo attualmente, una situazione in cui la maggior parte, tutti gli individui sono suscettibili all'infezione Covid-19 e sono suscettibili perché è un nuovo patogeno
e quindi non c'è una immunità pregressa, per cui basta un singolo individuo che potremmo identificare come il paziente zero ad essere infetto affinché si diffonda l'infezione molto velocemente e si arrivi ad una situazione pandemica come quella che stiamo vivendo. Non è sufficiente neanche una scarsa copertura vaccinale. Una scarsa copertura vaccinale non riesce a creare quella barriera di protezione che invece si raggiunge con l'immunità di gregge. Quando si raggiunge l'immunità di gregge? Questo è variabile, dipende dal tipo di patogeno e dalla velocità con cui si trasmette il patogeno. Esistono patogeni altamente trasmissibili per cui è richiesta una copertura vaccinale del 95%. Questi sono patogeni che hanno un R con zero molto elevato, circa 20. Esistono patogeni meno trasmissibili e quindi per questi è richiesta una copertura vaccinale inferiore, intorno all'80%, come per esempio patogeni della parotite, la rosolia, che hanno un R con zero circa pari a 6. E esistono anche infezioni meno contagiose con R0 pari a 2 a 3, per cui è richiesta una copertura vaccinale inferiore. Quindi l'immunità di gregge si raggiunge in funzione del tipo di infezione che dobbiamo combattere. Ora veniamo al coronavirus SARS-CoV-2. Questa è un coronavirus e il nome del coronavirus è dato da questa corona fatta di spine caratteristica che conferisce questa morfologia caratteristica al virus. Ed è un virus ad RNA che attacca le vie respiratorie, può causare, appartiene a una grande famiglia, in particolare il SARS-CoV-2 è un vicino correlato di un altro coronavirus che era stato identificato agli inizi del 2000, 2002, 2003, che è appunto chiamato SARS-CoV-1 a questo punto e che comunque ha causato anche lui una severa sindrome respiratoria. Questo virus ad RNA è appunto caratterizzato da questa corona fatta di spine. In realtà queste spine si chiamano proteina spike, anche questa l'avrete sentita nominare spesso, ed è la proteina con la quale il virus aggancia un recettore espresso dalle cellule dell'ospite, il recettore ACE2, che è particolarmente espresso a livello polmonare, ma anche in altri tessuti del nostro organismo. E attraverso questa interazione tra la proteina spike e il recettore ACE2, il virus riesce ad entrare nella cellula ospite e, essendo il virus, e in particolare questi virus ad RNA, dei parassiti intracellulari, riesce, una volta penetrata all'interno della cellula ospite, riesce a sfruttare tutto il macchinario della cellula per esprimere le proprie proteine e replicarsi. Quindi fin da subito è apparso chiaro, anche sulla base dell'esperienza del precedente coronavirus, che la proteina Spike era la proteina chiave per lo sviluppo dei vaccini anti-Covid. Era non solo la chiave con cui il coronavirus entrava nella cellula ospite, ma era anche un punto strategico per progettare dei vaccini anti SARS-CoV-2. Quindi non appena è stata disponibile la sequenza dell'intero genoma del virus SARS-CoV-2, questo è avvenuto a gennaio del 2020,
Si è studiato immediatamente, si è identificata la regione di RNA che codificava per questa proteina spike e anche attraverso studi conformazionali è stata, diciamo, dettagliatamente studiata sia come sequenza genica codificante la proteina spike sia come struttura proteica, quale fosse per esempio la parte di proteina più importante capace di interagire con il recettore ACE2 espresso dalle cellule dell'ospite, e si è individuata su questa proteina un dominio che viene chiamato RBD, che è il dominio, è la parte di proteina spike che lega il recettore ACE2. Quindi tutti i vaccini, la maggior parte dei vaccini in via di sviluppo e anche quelli autorizzati, sono dei vaccini che immunizzano contro la proteina spike nell'intento di produrre degli anticorpi che riconoscano questa proteina spike e che inibiscano la penetrazione del virus all'interno della cellula ospite. Ora, le varie piattaforme vaccinali utilizzate nello sviluppo dei vaccini anti-SARS-CoV-2 sono di vario tipo, da piattaforme più classiche costituite dal virus, dallo stesso virus SARS-CoV-2, ma in una forma manomessa in maniera tale da inattivarlo o attenuarlo, di modo che non sia in grado di causare l'infezione, ma sia comunque capace di attivare una risposta immunitaria specifica che porti alla produzione di anticorpi neutralizzanti. A vaccini a base di proteine, e in questo caso sono vaccini che contengono la proteina spike intera oppure il dominio della proteina spike che interagisce con il recettore ACE2. A vaccini costituiti da vettori virali, in questo caso il virus utilizzato non è correlato al coronavirus, ma è un altro tipo di virus, per esempio adenovirus, che è stato reso incompetente, quindi non causa infezione nell'organismo ospite, ma viene utilizzato per veicolare l'informazione genetica codificante per la proteina spike, fino ad arrivare ai più nuovi, che sono vaccini genetici a DNA e a RNA, come quelli autorizzati contro SARS-CoV-2, sono vaccini ad RNA in cui si utilizza direttamente l'RNA messaggero, la regione codificante per la proteina spike, affinché questa informazione genetica penetri all'interno delle cellule dell'ospite e queste cellule sappiano esprimere la proteina spike. Ora, appunto, addentriamoci nelle caratteristiche dei due vaccini autorizzati, cioè quello sviluppato da BioNTech Pfizer e da Moderna. Sono entrambi due vaccini a RNA messaggero. Come funzionano? Funzionano appunto dopo aver identificato la regione di RNA capace di codificare per la proteina spike virale. Questo RNA è stato mutato in vitro in modo tale da renderlo più stabile, perché l'RNA di per sé è una molecola molto fragile, si degrada facilmente. Chi lavora con RNA in laboratorio sa benissimo quante accortezze bisogna prendere per non far degradare questa molecola di RNA. Quindi è stato sintetizzato
stato in vitro e mutato per renderlo più stabile e poi è stato impacchettato in delle vescicole lipidiche. Questo serve sia a stabilizzare l'RNA, quindi a renderlo più resistente, ma anche a veicolare l'RNA all'interno della cellula dell'ospite. Una volta che l'RNA messaggero entra nella cellula ospite, rimane localizzato nel citoplasma, assolutamente non entra nel nucleo delle cellule, rimane localizzato nel citoplasma e si serve della macchina molecolare della cellula ospite per sintetizzare la proteina spike che verrà espressa dalla cellula ospite e verrà a questo punto riconosciuta come proteina estranea dal sistema immunitario, per cui si attiva tutta la risposta immunitaria che porterà all'attivazione dei linfociti T, ma anche dei linfociti B e alla produzione di anticorpi altamente specifici che riconoscono la proteina spike e la neutralizzano. Questo quindi quando diciamo la produzione di questi anticorpi antigene specifici fa sì che ad un secondo ingresso della proteina spike, verosimilmente del SARS-CoV-2 nell'organismo, il sistema immunitario dell'ospite sia pronto per attivare una risposta protettiva che vada ad eliminare il patogeno. E veniamo al primo vaccino autorizzato da AIFA a dicembre 2020, che si chiama Comirnaty ed è quello con cui sono iniziate le somministrazioni. È un vaccino appunto ad RNA messaggero modificato in maniera tale sia da renderlo più attivo, ma anche in modo tale da codificare per una proteina spike mutata su due amminoacidi. Queste due mutazioni servono alla proteina spike per riarrangiarsi in una conformazione più immunogenica, una conformazione più capace di attivare la risposta immunitaria. La proteina spike rimane ancorata alla membrana della cellula ospite che la esprime. È un tipo di vaccino indicato per persone con età pari o superiore ai 16 anni. Andiamo a vedere quali sono stati gli studi eseguiti su questo tipo di vaccino. Il primo studio di fase 1 è stato fatto per verificare la sicurezza. Come ogni nuovo farmaco, in prima battuta va verificata la sicurezza del farmaco, in questo caso del vaccino, e la immunogenicità, cioè la capacità del vaccino di indurre una risposta anticorpale. Inizialmente BioNTech ha sviluppato due candidati vaccini, un candidato 1 che è indicato con questa sigla, che era costituito da RNA messaggero codificante per la sola regione della proteina spike che interagiva con il recettore ACE2, quindi il dominio RBD, sotto forma di trimero, per cui l'RNA messaggero produceva un trimero del dominio RBD che si riarrangiava e veniva secreto dalla cellula ospite. Il secondo candidato è questo indicato da BNT162B2, è costituito da RNA messaggero codificante per l'intera proteina spike. Quando viene espressa dalla cellula ospite, la proteina spike si espone sulla membrana e rimane ancorata alla membrana della cellula ospite. Di questi due candidati è stata appunto studiata la sicurezza e la capacità
di attivare una risposta immunitaria in termini di produzione di anticorpi antigene specifici. E sono stati testati entrambi in una popolazione giovane, dai 18 ai 55 anni, o più anziana, 65-85 anni. Sono stati testati vari dosaggi, nella popolazione giovane 10, 20 e 30 microgrammi, somministrati in due volte e le due somministrazioni intervallate da un arco temporale di 21 giorni. Nella popolazione più giovane è stato testato, verificato anche il dosaggio di 100 microgrammi somministrato un'unica volta. I risultati di questo studio riguardavano la sicurezza, di cui vi parlerà più approfonditamente il mio collega nella seconda parte, e la capacità di produrre anticorpi antigene specifici, quindi in grado di riconoscere la proteina spike, e la capacità di produrre anticorpi neutralizzanti la crescita, la proliferazione del virus in vitro. Questi sono i risultati. Entrambi i candidati vaccini ai dosaggi di 10-30 microgrammi sono capaci di indurre una risposta anticorpale e antigene specifica che aumenta dopo la seconda somministrazione sia nella popolazione giovane che anziana. Negli adulti, diciamo nella popolazione anziana, si osserva un più basso titolo anticorpale, ma comunque una risposta che riesce a neutralizzare il virus, ma più bassa rispetto alla popolazione giovane. Il titolo anticorpale è stato verificato, monitorato a 7 e 14 giorni dopo la seconda somministrazione di 30 microgrammi. Risultava i titoli anticorpali prodotti dopo la seconda somministrazione risultavano più elevati dei titoli anticorpali ritrovati nel siero di pazienti guariti dall'infezione Covid, ad indicare che la vaccinazione era in grado di indurre un titolo anticorpale, antigene specifico, più elevato rispetto a quella al processo di immunizzazione naturale che si ha durante l'infezione da Covid nei soggetti che riescono a guarire. Quindi, come conclusione di questi risultati, alla fine della fase 1 si è deciso di, nonostante i due candidati B1 e B2 avessero più o meno lo stesso profilo di efficacia, per una differenza legata alla loro, diciamo, sicurezza, alla loro reattività sistemica, si è selezionato il candidato numero 2, cioè l'RNA messaggero codificante per l'intera proteina spike, per sviluppare un vaccino anti-SARS-CoV-2. E quindi questo candidato è proseguito negli studi clinici di fase 2 e di fase 3. È stato sviluppato un vaccino al dosaggio di 30 microgrammi contenuti in un volume di 0,3 ml. Questo vaccino è contenuto in flaconcini multidose che però devono essere conservati ad una temperatura di meno 80 gradi e devono essere solubilizzati al momento della somministrazione. Quindi questa è una prima caratteristica del vaccino Pfizer-BioNTech che ha destato, aperto tutta una problematica di logistica nella distribuzione del vaccino per il quale deve essere garantita una bassa temperatura. Meno 80 è una temperatura che si raggiunge con congelatori particolari, quindi non con i congelatori domestici e con ghiaccio secco.
Questo vaccino è stato studiato negli studi di fase 3, quindi è stato portato avanti nel suo sviluppo su un alto numero di persone al di sopra dei 16 anni e reclutati in vari centri nel mondo, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Turchia. Questa popolazione è stata suddivisa in due gruppi. Un gruppo riceveva il vaccino a 30 microgrammi per due somministrazioni intervallate da 21 giorni e l'altro gruppo riceveva placebo. In questo studio hanno verificato, monitorato l'insorgenza di infezione Covid sintomatica 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Quello che è risultato di questi risultati, poi vi parlerà più approfonditamente il mio collega, come avete sentito in televisione, è risultata un'efficacia del vaccino del 95%. Su 18.000 persone riceventi il vaccino hanno registrato solo 8 casi di infezione Covid, mentre su 18.000 pazienti riceventi il placebo hanno registrato 162 casi di infezione. Quindi questo ha conferito al vaccino BioNTech un'efficacia del 95%. Questa efficacia non varia in base all'età, perché rimane più o meno costante anche nei pazienti più anziani al di sopra dei 65 anni. Una cosa interessante è che i casi di infezione severa Covid-19 si sono registrati 10 casi dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, e questi 10 casi erano distribuiti 9 nel gruppo ricevente il placebo e solo 1 nel gruppo ricevente il vaccino. Quindi questa è una preliminare evidenza, che deve essere ovviamente confermata, di una protezione indotta dal vaccino contro l'infezione severa Covid già dopo la somministrazione della prima dose. E veniamo al vaccino Moderna. Il vaccino Moderna è stato autorizzato da AIFA a gennaio, quindi da pochissimo. Anche lui come tecnologia è molto simile a quella del vaccino BioNTech Pfizer. È un vaccino ad RNA messaggero impacchettato in nanoparticelle lipidiche e codifica per l'intera proteina Spike. A differenza del vaccino BioNTech, il dosaggio è di 100 microgrammi contenuto in mezzo ml di soluzione per iniettabile. Vengono fatte 2 somministrazioni a distanza di 28 giorni. Anche questo vaccino è confezionato in flaconcini multidose e contiene l'RNA messaggero in soluzione, non deve essere diluito, quindi è già pronto per la somministrazione, a differenza del vaccino BioNTech che invece deve essere diluito. E la caratteristica interessante è che può essere conservato a meno 20 e non a meno 80. La temperatura di meno 20 si raggiunge con dei normali congelatori, quindi non richiede quella catena del freddo particolare richiesta per il vaccino BioNTech. La cosa ancora più pratica, interessante dal punto di vista pratico, è che se il flacconcino non viene aperto, può rimanere stabile a 4 gradi, quindi in frigorifero, per almeno 30 giorni, mentre se viene aperto per problemi di garanzia di sterilità può essere mantenuto solo per 6 ore. Quindi queste sono delle caratteristiche differenti, nonostante sia come tecnologia simile al vaccino BioNTech, sono delle caratteristiche differenti rispetto al precedente vaccino. Questo negli studi di fase 1, volti appunto a dimostrare la sicurezza e l'immunogenicità, sono stati fatti anche per questo vaccino, sono stati testati vari dosaggi in una popolazione giovane, 18-55 anni, o in una popolazione più anziana, 56-70 anni, oppure gli over 71.
e sono stati testati 25, 100 e 250 microgrammi in due somministrazioni intervallate da 28 giorni nella popolazione giovane, nella popolazione anziana solo 25-100 microgrammi, sempre due somministrazioni intervallate da 28 giorni. I risultati hanno dimostrato che si sviluppa un titolo anticorpale antigene specifico che ovviamente aumenta dopo due settimane dalla prima vaccinazione e aumenta in maniera dose dipendente, più vaccino viene somministrato, più viene indotta una risposta anticorpale elevata. Il titolo anticorpale di neutralizzante la crescita del virus raggiunge con la seconda somministrazione un titolo capace di neutralizzare il virus sempre in maniera dose dipendente e si è selezionato il dosaggio di 100 microgrammi come miglior compromesso tra immunogenicità, quindi capacità di attivare una risposta immunitaria ed eventi avversi. Nella popolazione anziana sono stati ottenuti gli stessi risultati. Una curiosità, durante questo studio hanno testato la capacità degli anticorpi indotti dal vaccino Moderna mRNA 1273 nel riconoscere una variante del coronavirus, la variante 614G, che non è la variante inglese di cui tutti avrete sentito parlare, ma è la variante del virus che ha preso piede in Europa e negli Stati Uniti dopo l'originario virus di Wuhan. Ebbene, questi anticorpi riescono a riconoscere anche questa variante, quindi questo indica che i vaccini autorizzati hanno buona probabilità di riconoscere anche le varie varianti. Ci sono tantissimi studi in corso che si stanno occupando proprio di questo, capire se i vaccini attualmente autorizzati proteggono anche dalle varianti, dalle nuove varianti che sono state identificate. Dopo aver selezionato 100 microgrammi come dosaggio del vaccino Moderna, anche per questo sono stati eseguiti studi di fase 3, quindi su una larga popolazione, circa 30.000 persone, anche queste aventi un'età superiore a 18 anni, suddivise in base alle fasce d'età giovani 18-65 e over 65 anni, suddivisi in due gruppi, uno ricevente il vaccino Moderna in due somministrazioni da 100 microgrammi e l'altro gruppo ricevente il placebo. E anche in questi studi di fase 3 sono andati a registrare i casi di infezione Covid a 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. E i risultati appunto hanno dimostrato un'efficacia del vaccino del 94%. L'efficacia, questo perché a fronte di 14.000 soggetti vaccinati hanno registrato solo 11 casi, mentre a fronte di 14.000 soggetti riceventi il placebo hanno registrato 185 casi di infezione Covid. L'efficacia del vaccino non cala molto nella popolazione anziana over 65 anni, scende all'86,4%. E una interessante osservazione è che l'efficacia del vaccino si assesta al 95% a 14 giorni dopo la prima dose del vaccino. Questo ad indicare, sono necessari altri studi, ma a suggerire che forse è sufficiente un'unica dose di vaccino Moderna per raggiungere una protezione, un titolo anticorpale neutralizzante. Per quanto riguarda i casi di infezione severa, sono stati registrati 30 casi
Tutti i casi di infezione severa sono distribuiti nel gruppo ricevente il placebo. Quindi anche questa è un'osservazione preliminare che dimostra che il vaccino può proteggere anche dalla infezione severa Covid-19. Ora, i due vaccini attualmente autorizzati, quello sviluppato da Pfizer e l'altro sviluppato da Moderna, sono da un punto di vista tecnologico uguali, hanno un paragonabile profilo di sicurezza ed efficacia, tuttavia sono caratterizzati da alcune differenze. Intanto il vaccino Moderna è indicato per persone al di sopra dei 18 anni, contrariamente a quello sviluppato da Pfizer che è indicato per persone sopra i 16 anni. Il dosaggio del vaccino Moderna è di 100 microgrammi in due somministrazioni distanziate da 28 giorni, mentre il Pfizer è di 30 microgrammi in due somministrazioni distanziate da 21 giorni. L'immunità negli studi hanno dimostrato una immunità acquisita 2 settimane dopo la somministrazione della seconda dose, mentre per il vaccino Pfizer l'immunità è stata dimostrata ad 1 settimana dalla seconda somministrazione. La vera differenza tra i due vaccini consiste nella stabilità alle varie temperature. Mentre il vaccino Pfizer richiede una temperatura di meno 80 gradi con tutte le complicazioni annesse a questa temperatura di conservazione, il vaccino sviluppato da Moderna è stabile a meno 20 gradi e i meno 20 gradi si raggiungono con dei classici congelatori e può essere conservato in frigorifero a 4 gradi per fino a 30 giorni. Entrambi sono dispensati in flaconcini multidose, ma il vaccino Pfizer deve essere ulteriormente diluito dopo lo scongelamento, mentre il vaccino Moderna è pronto, è già diluito ed è pronto per l'utilizzo. E infine veniamo al vaccino sviluppato da Oxford AstraZeneca, che è una tipologia di vaccino differente dai precedenti ad RNA messaggero. Questo vaccino sfrutta adenovirus geneticamente modificato. È un vettore virale brevettato dall'Università di Oxford, che è stato geneticamente modificato per inserire all'interno di questo vettore la sequenza genetica codificante per l'intera proteina spike. Quindi l'adenovirus serve solo a veicolare l'informazione genetica all'interno della cellula ospite. Dopodiché, allo stesso modo, la cellula ospite esprime la proteina spike e attiva una risposta immunitaria antigene specifica. Il vaccino AstraZeneca Oxford ha molti vantaggi: un basso costo, una facilità di conservazione a 4 gradi, quindi non richiede la catena del freddo, ma soprattutto è il vaccino su cui il nostro paese, l'Italia, aveva puntato perché ha una produzione in-house. Il vettore virale viene prodotto nello stabilimento IRBM di Pomezia, l'infialamento viene fatto ad Anagni, quindi ha delle facilitazioni in campo di distribuzione del vaccino. Diventa tutto più semplice la distribuzione del vaccino nel nostro paese. Era sulla carta un vaccino che doveva essere sviluppato e arrivare all'autorizzazione in tempi molto brevi. È anche un vaccino che utilizza una piattaforma vaccinale già validata, quindi abbastanza sicura. In realtà poi ha subito delle battute di arresto
durante gli studi clinici che hanno ritardato l'approvazione. Per fare breve una storia abbastanza complicata, attualmente sono in corso 4 trials clinici differenti con questo vaccino, che vedono anche dei differenti disegni sperimentali. La prima differenza sta nella dose. Inizialmente è stata utilizzata una dose standard equivalente a 50 miliardi di particelle virali che trasportavano l'informazione genetica, e in un secondo momento è stata utilizzata una low dose, una bassa dose equivalente più o meno a metà della dose standard, 22 miliardi di particelle virali. In aggiunta a questo, un'altra differenza è il regime vaccinale utilizzato nei vari studi. In alcune coorti sono state utilizzate 2 somministrazioni piene, a dose piena, mentre in altre coorti è stata utilizzata una prima somministrazione a basso dosaggio e una seconda somministrazione a più alto dosaggio. Altra differenza tra i vari studi clinici è la finestra temporale tra la prima e la seconda somministrazione, che va da un minimo di 4 settimane ad un massimo di 12 settimane. E infine anche i controlli. Mentre per i precedenti vaccini abbiamo visto che come controllo viene usato sempre il placebo, in questi studi sono stati utilizzati 2 tipi di controllo: la soluzione salina, oppure un altro tipo di vaccino, il vaccino del meningococco. Quindi questi studi clinici differiscono vari disegni sperimentali, incluso il controllo, il paragone. Quindi per esempio nello studio clinico fatto nel Regno Unito, come controllo è stato usato il vaccino del meningococco; quello eseguito in Brasile è stato usato il vaccino del meningococco alla prima dose e la soluzione salina nella seconda somministrazione. In Sudafrica invece è stata usata sempre la soluzione salina. Nonostante tutte queste variabili, che nascono come conseguenza di un originario errore nel dosaggio del vaccino, è stata fatta un'analisi interim, un interim analysis che ha messo in luce, aggregando i risultati parziali dei 3 studi clinici condotti nel Regno Unito e in Brasile, che vedevano una popolazione prevalente di età tra 18 e 55 anni, una prevalente etnicità bianca, indipendentemente dai dosaggi ricevuti pieni ad entrambe le somministrazioni o prima bassa dose e poi alta dose. Il risultato è incoraggiante perché il vaccino dimostra un'efficacia del 70%, e a ben guardare, quando scorporiamo i risultati e analizziamo la sola popolazione che ha ricevuto la prima dose più bassa e la seconda dose più elevata, addirittura il vaccino arriva ad un'efficacia del 90%, contro il 60,3% della popolazione che invece ha ricevuto i 2 dosaggi pieni. Quindi è un'analisi parziale pubblicata. Attualmente è stato consegnato tutto il dossier all'Agenzia Regolatoria Europea, e quindi siamo in attesa di una eventuale autorizzazione. Un'altra osservazione interessante in questo studio è stato che già dopo la prima dose standard piena a 21 giorni il vaccino dimostrava un'efficacia del 64%, a suggerire la possibilità di utilizzare anche solo un'unica dose.
Non ci sono solo questi tre vaccini come candidati alla campagna vaccinale, ci sono tanti altri vaccini in via di sviluppo, in particolare sono circa 235 i vaccini che si stanno sviluppando in una fase preclinica, di questi 172 in una fase preclinica, 63 sono già arrivati in fase clinica e 15 sono arrivati alla fine nella fase 3. Attualmente sono autorizzati 8 vaccini, di cui 3 in Cina, 2 in Russia e 3 nel Regno Unito e 2 e a breve speriamo anche quello di AstraZeneca in Europa e negli Stati Uniti, e ce ne sono almeno altri 2 in arrivo, quello della Johnson & Johnson e della Sanofi. Perché è stato così rapido lo sviluppo di un vaccino? Come è possibile che in un anno sono arrivati all'autorizzazione almeno 3 vaccini, quando invece l'iter classico prevede una tempistica di 10 anni? Per una serie di ragioni. Innanzitutto i ricercatori che lavoravano sull'argomento erano già pronti, proprio perché circa un decennio fa, nel 2002-2003, si era identificato un cugino di questo coronavirus, il SARS-CoV-1, e quindi erano già iniziati i progetti di sviluppo vaccinale. Un'altra pietra miliare nello sviluppo dei vaccini l'ha piantata il virologo Zheng Zhang quando ha sequenziato l'intero genoma del virus e soprattutto quando ha condiviso questa sequenza con i ricercatori del resto del mondo. Da lì si è aperta proprio la strada dello sviluppo dei vaccini. Sono arrivati mai come in questo momento tantissimi finanziamenti, fondi per la ricerca focalizzati su questa particolare tematica. La progettazione dei trial clinici e anche l'avvio degli studi clinici sono iniziati immediatamente e spesso in sovrapposizione. È cambiato anche il modo di registrare i risultati clinici e di analizzarli grazie a ampissimi database e alla disponibilità di software capaci di appunto registrare e analizzare questi risultati clinici. Cosa importante, negli studi clinici non sono mancati i volontari da arruolare nello studio, nonostante fosse soprattutto i due vaccini ad mRNA fossero dei vaccini nuovi mai utilizzati, c'è stata una grande partecipazione della popolazione e purtroppo non sono mancati neanche contagi, perché tutti gli studi clinici hanno monitorato l'incidenza dell'infezione. Quindi, essendo in una situazione pandemica, l'infezione è arrivata anche relativamente presto. I primi vaccini testati, Moderna e Pfizer, hanno funzionato molto bene, con un'efficacia superiore al 90%, e questo ha permesso di arruolare un numero minore di persone. Non sarebbe stato altrettanto possibile per vaccini con un'efficacia inferiore, sarebbe necessario un numero molto più elevato di persone da verificare, da studiare. E inoltre il processo di approvazione è avvenuto in tempo reale, nel senso che le agenzie regolatorie hanno seguito quasi in tempo reale i risultati degli studi clinici per giungere immediatamente all'autorizzazione. Quindi queste sono le ragioni per cui in così poco tempo è stato possibile sviluppare dei vaccini, e non vuol dire che poiché è stato impiegato poco tempo è stato fatto uno studio superficiale di questi vaccini, anzi è ammirevole come ci sia stato un grande dispiegamento di forze di tutte delle varie discipline e anche di forze politiche per arrivare a questo risultato.
ho finito, quale potrebbe essere il ruolo del farmacista in questa campagna vaccinale? Sicuramente il primo ruolo è divulgare una corretta informazione scientifica sui vaccini anti-Covid e anche sulla campagna vaccinale, vigilare sulle eventuali reazioni avverse alla vaccinazione riportate dai cittadini, perché siamo in tutto e per tutto in una fase di farmacovigilanza e, perché no, come diciamo anticipato all'inizio l'onorevole Mandelli, perché no, se c'è bisogno, somministrare i vaccini anti-SARS-CoV-2. Nel frattempo, prima diciamo nell'attesa di raggiungere una immunità di gregge, dobbiamo comunque continuare ad adottare le misure di distanziamento sociale. Ringrazio tutti per l'attenzione. Bene, ringrazio la professoressa Ciriana Orabuona per il suo intervento. Sicuramente. Non la vediamo, professore. Chiedo scusa. Credo ora? Sì. Sì, sì. Bene, sicuramente ci saranno delle domande, ma le rimandiamo tutte alla fine degli interventi. Quindi do la parola al professor Nocentini. Eccomi qua, mi vedete? Ci vediamo. Sì, la vediamo, la sentiamo. Perfetto. La condivisione delle slides. Adesso condivido il mio schermo. No, beh, prima di tutto, un attimo, ringrazio. Dunque, intanto grazie mille alla collega Orabuona che ci ha massacrato. Cercherò di essere un po' più corto, ma come dire, arrivo però a parlare con delle persone che conoscono già molto, molto bene l'argomento, grazie al preziosissimo contributo di Ciriana. Ringrazio il dottor Orlacchio per aver organizzato questo incontro. Penso che sia assolutamente opportuno fare iniziative di questo genere, e poi la categoria dei farmacisti è una categoria fondamentale nella possibilità di avvicinare il cittadino. Cioè, lo vedo quando vado in farmacia, il cittadino si fida molto di voi farmacisti. E ovviamente ringrazio il collega Moretti che mi ha invitato. E allora, a questo punto, senza perdere ulteriormente tempo, condividiamo lo schermo. Eccoci qua. E poi ridiamo. Ecco, benissimo. Fatto tutto quello che devo fare senza sbagliarmi ragionevolmente, e quindi possiamo partire. Bene. Vabbè, sono anch'io professore associato di farmacologia, ma per quanto vi riguarda volevo segnalare il fatto che sono un redattore di una rivista organizzata dalla Società Italiana di Farmacologia, una rivista online gratuita a disposizione del cittadino. Certo, magari per voi è, diciamo, insomma, comunque che fa divulgazione. Ecco, in questi mesi, in quest'anno, come tutti voi, sono stato travolto anch'io dal Covid e da questa grandissima, incredibile avventura, purtroppo anche pesante, con i suoi lutti, con i suoi problemi, ma anche dal punto di vista scientifico, come già Ciriana ci diceva, che è un'avventura veramente interessante, un'avventura che non abbiamo mai vissuto. E ecco, io talvolta scrivo alcuni contributi, e quindi mi potete seguire anche su SIF Magazine. Dichiaro anche di non avere conflitti di interesse, cioè non partecipo alla messa a punto di vaccini anti-SARS-CoV-2, né di avere rapporti professionali con la Pfizer, con Moderna e con AstraZeneca. Bene,
prima di tutto volevo dire che condivido pienamente quello che Oriana, che Ciriana ci diceva relativamente alla velocità con cui tutti questi vaccini sono stati fatti. Non c'è, cioè, c'è dietro tutto quello che ci diceva lei e non c'è dietro diciamo tutto quello che gli etrologi pensano, ok? Quindi insomma certamente è una situazione eccezionale. Forse una delle cose più incredibili è che gli stati abbiano speso una grossa quantità di soldi per finanziare, come ci diceva Ciriana, le case farmaceutiche prima che venissero approvati questi vaccini. Ma questo è successo per un motivo, direi, tra l'altro molto semplice e tra l'altro anche economicamente motivato. D'altronde noi ci troviamo di fronte ad una situazione catastrofica per il mondo intero, non solo dal punto di vista delle morti e delle sofferenze, ma anche dal punto di vista economico. E quindi quei grossi investimenti fatti per accelerare lo sviluppo del vaccino e anche accelerare la produzione del vaccino, diciamo sono quattro spiccioli rispetto a tutto quello che ci sta costando questa pandemia. Andando invece al problema scientifico, ci spiegava Ciriana come di fatto l'infezione, che vediamo qui sulla sinistra, sia del tutto paragonabile alla vaccinazione. E però vorrei dire, come ovviamente ha detto Ciriana, ma volevo sottolineare alcuni punti, direi che la vaccinazione è meglio di un'infezione, non solo perché ovviamente non ci fa stare male, non solo perché non fa morire magari delle persone, come purtroppo questo è successo, ma anche perché diciamo indirizza il nostro sistema immunitario verso una risposta specifica. Ecco, in generale quando noi abbiamo un'infezione produciamo ad esempio anticorpi contro la proteina spike e anche non contro la proteina spike. D'altronde il nostro organismo non sa scegliere, il nostro sistema immunitario non sa scegliere su che cosa sia la cosa più importante. Diciamo, ha una serie di meccanismi che abbiamo visto e che permettono questo tipo di reazione. E invece, ovviamente, usando un vaccino che utilizza semplicemente la spike, ovviamente gli anticorpi che produrremo sono solo quelli contro la spike che poi sono quelli che servono. E infatti l'infezione produce la produzione di anticorpi che chiamiamo neutralizzanti, cioè che rendono incapaci il virus di attaccare le nostre cellule, ma anche non neutralizzanti, detti in altri termini che servono poco a niente, mentre la vaccinazione fa produrre essenzialmente degli anticorpi neutralizzanti. E infine, un punto ugualmente che ci diceva già Ciriana, ma che è fondamentale, direi, per parlare con i nostri concittadini, no? C'è una parte della nostra gente che magari pensa, vabbè, ma tanto, insomma, prima o poi me lo prendo. C'è anche chi ha fatto, soprattutto in America, ma come sappiamo in America sono matti, hanno fatto i party, diciamo, per riuscire ad ammalarsi di Covid e poi purtroppo qualcuno è anche morto. Però insomma l'idea potrebbe essere, vabbè, me lo prendo e così evito di fare il vaccino. Bene, dobbiamo dire chiaramente che chi si è ammalato in questi mesi, e ormai ci sono tanti gli ammalati, cioè chi ci si è ammalato, bene, ha prodotto sì un po' di anticorpi, ma se ha avuto un Covid asintomatico, come la maggior parte dei giovani e anche degli adulti, magari avendoci anche l'anosmia, insomma questi sintomi, ma senza arrivare alla polmonite grave, ha prodotto anticorpi che il più delle volte sono di basso livello. E produrre anticorpi di basso livello significa che ragionevolmente nell'arco di qualche mese questo soggetto non sarà più protetto dall'infezione. Quindi attenzione, perché un ragazzo, una ragazza, anche un adulto che ha avuto un Covid lieve non è protetto, mentre i pazienti che hanno avuto un Covid un po' più serio producono, come vedete, livelli più alti di anticorpi e
chi ha avuto, chi ha rischiato di morire, chi magari è andato in intensiva, chi comunque ha avuto una bella polmonite da Covid e poi grazie al cielo è sopravvissuto, vedete, ha prodotto degli anticorpi molto più significativi. Bene, e questi anticorpi sono gli stessi che vediamo in seguito al vaccino. Vedete, questi sono gli anticorpi prodotti nei malati gravi guariti e questi sono gli anticorpi che vengono stimolati dal vaccino. Quindi un primo messaggio: sì, è vero, il vaccino simula l'infezione, ma funziona meglio dell'infezione. Come diremo, noi non sappiamo per quanto tempo dureranno questi anticorpi, ancora non possiamo dirlo, però certamente chi si è vaccinato è protetto più a lungo di chi si è ammalato. Questo è il quadro degli anticorpi neutralizzanti, che, come anticipavamo prima, è ancora migliore. Vedete, questi sono i pallini di chi si è vaccinato, quindi il livello di anticorpi di chi si è vaccinato, mentre questo sono i livelli di anticorpi neutralizzanti prodotti dai malati guariti. Ceriana ci ha già presentato diciamo il disegno dello studio. Il disegno dello studio è sostanzialmente simile, appunto, col vaccino Pfizer e col vaccino Moderna. Abbiamo più o meno 20.000 soggetti vaccinati e altri 20.000 soggetti non vaccinati, cioè diciamo che hanno subito un'iniezione di placebo, cioè di soluzione fisiologica. Moderna ha valutato un po' meno persone, ma insomma non è un problema questo, sono circa 15.000 persone sia vaccinate, sia trattate col vaccino, sia trattate col placebo. Ovviamente qui abbiamo tutta una serie di dettagli sperimentali, alla fine della sperimentazione qualcuno non ci è arrivato per tanti motivi, però la quantità di persone studiate è stata molto molto importante. Quali sono i limiti delle popolazioni studiate col vaccino Pfizer? Beh, è un limite che non riguarda la stragrande maggioranza della popolazione italiana, ma che è un limite importante che qui sottolineo. È praticamente sono stati studiati quasi solo i bianchi, cioè i caucasici, mentre la popolazione nera è stata studiata in bassa percentuale, troppo bassa, così come gli asiatici. Anche perché, per la verità, appunto, lo studio è stato fatto negli Stati Uniti e quindi, diciamo, gli Stati Uniti sono multietnici e quindi avrebbero potuto in qualche modo cercare di fare uno studio un po' più bilanciato, ma questo non è avvenuto. L'altra cosa che vi volevo sottolineare è che essenzialmente il vaccino è stato studiato sui giovani adulti, cioè giovani adulti, adulti fino ai 55 anni, e meno sugli over 55, quindi il numero è un po' piccolo, vedete, ma soprattutto stiamo parlando di over 55, quindi ragionevolmente ci sarà una grossa quota di soggetti che magari hanno 60, 65 anni, 70 anni, e ragionevolmente meno, molto meno, di pazienti con un'età, di soggetti con un'età di 80, 85, 90 anni. Per quanto riguarda Moderna, Moderna si è spinta, cioè la popolazione anziana, quindi ha studiato la popolazione adulta, giovane adulta tra i 18 e i 65 anni. Ciriana ci diceva che Moderna si può fare a partire dai 18 anni, Pfizer a partire dai 16 anni, ma questo ovviamente non è un problema del tipo perché Moderna fa male ai sedicenni o ai diciassettenni, è semplicemente perché Moderna ha deciso di studiare solo sopra i soggetti sopra i 18 anni, mentre Pfizer ha deciso di partire dai 16 anni, tutto qui. Invece è interessante che Moderna abbia ristretto il gruppo degli anziani agli over 65, meglio degli over 55, anche se anche qui il numero di soggetti studiati non è elevatissimo, va bene? Ancora una volta i neri sono una minoranza, così come gli asiatici. E queste sono, diciamo, le caratteristiche e i limiti di questi due protocolli sperimentali.
un vantaggio di Moderna e che ha considerato anche alcuni, non tantissimi, soggetti che erano già, che avevano già avuto il SARS, la SARS o il SARS, come vogliamo chiamarlo. Ovviamente la stragrande maggioranza no, ma c'è un gruppettino di persone che sono SARS, che hanno gli anticorpi anti-SARS, e quindi possiamo dire che il vaccino Moderna è stato sperimentato anche su gente che ha già avuto la patologia. Beh, questo è importante dirselo, perché qualcuno può dire: ma se io l'ho già avuta, non so se l'ho avuta, oppure so che ce l'ho avuta, lo devo fare o non lo devo fare il vaccino? Beh, il mio consiglio è assolutamente sì, si può fare il vaccino, non dà problemi fare il vaccino anche se uno si è già malato, è già stato malato. In più, l'altra cosa che ha fatto Moderna e che ha fatto meno bene Pfizer è di valutare un po' di comorbidità in modo importante, come patologie del polmone croniche, patologie cardiache, gli obesi gravi, i pazienti diabetici, e vabbè, qualcuno con l'HIV, ma insomma poca roba, e qualcuno con problematiche epatiche. Bene, visto, diciamo, un pochino il disegno sperimentale di Moderna e Pfizer, ci chiediamo qual è la percentuale dei soggetti protetti, e qui Ciriana ha già spoilerato, e poi lo sappiamo tutti ovviamente, e quando questi vaccini iniziano a proteggere. Bene, questo è il grafico che ci ha dato la pubblicazione di Pfizer. Vedete, in blu sono i soggetti, la popolazione che è stata vaccinata col placebo, cioè non è stata vaccinata, e invece in rosso, i cerchietti rossi, la popolazione che è stata vaccinata veramente. E come vedete, questo è il giorno zero, è dalla prima dose, cioè il giorno zero è il giorno in cui è stata inoculata la prima dose. Vedete che da quel momento, ovviamente, nonostante insomma, ovviamente le raccomandazioni fossero quelle di evitare comportamenti a rischio, eccetera, ma insomma poi la gente si ammala, ovviamente, e vediamo all'inizio, lo vediamo meglio qui, ha iniziato ad ammalarsi sia i pazienti, sia i soggetti vaccinati che quelli vaccinati con placebo, quindi non vaccinati. E questo è successo fino alla decima, undicesima giornata. Da questo momento in poi la curva dei soggetti non vaccinati, quelli in cui è stato fatto placebo, ha continuato a salire con la stessa pendenza, vedete, mentre la curva dei soggetti vaccinati frena improvvisamente e diventa quasi orizzontale. Ok? Quindi il vaccino inizia a proteggere già, anche quello di Pfizer, dopo 10-11 giorni dalla prima dose. La domanda è: e perché allora bisogna fare due dosi? Beh, ce l'ha già spiegato Ciriana, la seconda dose serve ad aumentare il livello di anticorpi. Dice: perché quello che avevamo dopo la prima dose non era sufficiente? No, anche quello è sufficiente. Il problema è che la Pfizer, così come Moderna per la verità, non sanno con che velocità questi anticorpi scenderanno. E quindi, diciamo, sia Pfizer che Moderna hanno deciso di fare due somministrazioni proprio per cercare di allungare la durata della risposta. Ok? Quindi si tratta di una cosa che il cittadino deve fare, cioè bisogna vaccinarsi con due dosi, indubitabilmente. Però, diciamo, quei pochi cittadini che sfuggiranno alla seconda dose, possiamo dire che sono protetti, anche se non sappiamo per quanto. Così come, per quanto riguarda noi stessi, sappiamo che una volta che siamo stati vaccinati, diciamo, la nostra protezione partirà dall'undicesimo, dodicesimo giorno dopo la prima dose. Dicevamo efficace al 95%. Moderna, questo grafico, non il grafico che ci ha fatto vedere Pfizer, non ce lo fa vedere, ma comunque
i dati sono quelli che ci presentava Ciriana e alla fine abbiamo la stessa percentuale di efficacia, stiamo al 94,1%, è ovvio che questo 1% di differenza non dice assolutamente niente, quindi sono due vaccini clamorosamente efficaci. Voglio dire, l'OMS, quando si trattava di capire come giudicare i vaccini contro SARS-CoV-2, si è spinta a dichiarare che se avessimo avuto anche un'efficacia del 50%, insomma almeno superiore al 50%, il vaccino poteva essere approvato perché era utile. Bene, queste due company, queste due case farmaceutiche sono riuscite a fare un vaccino meraviglioso. Sopra un'efficacia sopra il 90%. La durata della protezione, lo dicevo, nessuno mi può smentire, noi non sappiamo quanto durerà la protezione, iniziamo ad averci qualche dato dal punto di vista degli anticorpi, del quanto durano gli anticorpi, beh almeno 6 mesi. E quindi insomma, ragionevolmente, se tanto mi dà tanto, un soggetto con degli anticorpi belli presenti dovrebbe essere protetto, però insomma ovviamente dobbiamo aspettare tempo. Ecco, diciamo, uno dei pochi limiti di questa velocità con cui sono stati fatti i vaccini è che ovviamente lo sapremo solo col tempo, per quanto tempo proteggono. E quindi questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che forse se proteggono per un anno e magari dovremmo vaccinarci tutti gli anni. Questa è una possibilità. Certo, se proteggono per 2, 3, 5 anni, e allora ovviamente non sarà necessario vaccinarsi ogni anno. Se ci sono differenze nella risposta per età, per sesso, per comorbidità, ecco, Moderna ci dice che la efficacia nell'anziano diciamo è un po' più bassa, 86% nell'anziano, nell'over 65 è 86%, però i limiti di confidenza di questa osservazione potrebbero arrivare anche al 50%, non solo, ma mettono insieme dai 65 anni, 66 anni, dai 65 anni in poi. E allora io sarei pronto a scommettere che nel vecchietto ottantenne, ottantacinquenne, novantenne, ragionevolmente l'efficacia del vaccino sarà più bassa. Io mi permetto anche di dissentire con quello che ha deciso il nostro governo, ma non solo il nostro governo, diciamo tutti i governi del mondo, per la verità, come ben sentite anche dai telegiornali. Io avrei concentrato la campagna vaccinale sugli adulti, ad esempio ovviamente su di voi, ovviamente medici, personale sanitario, eccetera, sugli insegnanti, su tutti quelli che insomma non possono fare un lavoro, che sono adulti, che sono under 65, under 70 e che devono lavorare a contatto con il pubblico. E questo secondo me sarebbe stato più intelligente, perché qui sappiamo che certamente il vaccino funziona. Nell'anziano sappiamo che funziona sicuramente, ma probabilmente non funziona in tutti. Moderna ci dice anche che l'efficacia nei soggetti che hanno sono a rischio per avere un grave Covid-19, diciamo, è abbastanza buona, quindi va bene. Maschi femmine, maschi femmine sembra che rispondano meglio i maschi, ma potrebbe essere solo un problema statistico. E quindi insomma, differenza nella risposta per età sì, secondo me, differenza nel sesso direi di no, differenza nella comorbidità sembra di no. Chiediamoci poi se il soggetto vaccinato, se ammala, è protetto dall'insorgenza di un'infezione grave. Bene, l'infezione grave è stata così definita da Moderna, che ha studiato particolarmente questo fenomeno, e insomma lo sono andato a vedere adesso senza che lo
che lo andiamo a vedere in dettaglio, a mio parere hanno definito bene una infezione grave e il dato è veramente meraviglioso, perché intanto hanno avuto 32 malati gravi, hanno avuto 30 malati gravi nel gruppo placebo e hanno avuto 0 malati gravi nel gruppo trattato con il vaccino. Certo, alla fine di questi 32 solo uno è stato ricoverato in intensiva. Quindi diciamo ancora dobbiamo aspettare di avere, tanto questi soggetti ovviamente sono ancora monitorati, saranno monitorati per 2 anni e quindi insomma avremo risposte man mano che passa il tempo. Però possiamo dire che la risposta, che in generale, almeno per quanto riguarda Moderna, il soggetto vaccinato ammala rarissimamente, ma se ammala non si ammala gravemente. E quindi, insomma, questa è un'ottima risposta, perché ci dice che il soggetto vaccinato è alla fine, voglio dire, è protetto dalle cose gravi, non solo dalla morte, ma anche dalle complicanze gravi, come che sono state descritte per quanto riguarda anche, non so, il sistema nervoso centrale periferico e tutto il resto. Invece un'altra cosa non sappiamo, se il soggetto vaccinato non è portatore del virus dopo che è venuto in contatto con un soggetto infetto. Cioè, il concetto è, mettiamo che io sia vaccinato, io non lo sono, ma insomma facciamo finta che io sia vaccinato. Bene, incontro uno di voi che è infetto. Ecco, che succede? Beh, succede che posso essere contagiato se non prendo le precauzioni del caso, oppure se vivo appunto in ambienti affollati, senza ricambio d'aria, eccetera, eccetera. E che succede? Non mi ammalo, ma potrei essere portatore del virus nel naso, nella gola, per 1, 2, 3 giorni, non so quanto, per qualche giorno. E questo è il motivo per cui le autorità ci dicono continuate a prendere le precauzioni anche se vaccinati, perché, diciamo, l'ideale sarebbe, finché non lo sappiamo, sarebbe evitare di contagiare altri che ancora non sono vaccinati. Ok? Quindi... E diciamo, è ragionevole ritenere che Moderna e Pfizer non hanno studiato questo fenomeno. AstraZeneca l'ha studiato e, ad esempio, ha dimostrato che nei soggetti vaccinati il 50% non diventa portatore sano, però c'è una buona percentuale che diventa portatore sano. Quindi, e questo era già stato visto nella scimmia, per quello che insomma è ragionevole ritenere che probabilmente il soggetto vaccinato un po' di virus nella gola se li porta in giro se viene a contatto con un soggetto ammalato, ovviamente, con un paziente. Certo, questo non è il vaccino ideale, però insomma ovviamente direi che c'è una bella differenza tra essere malato e essere un super diffusore e invece avere qualche virus in gola e nel naso, perché è vero che SARS-CoV-2 è una malattia, come dire, tra virgolette, poco aggressiva, perché c'ha un R0 tendenzialmente di 3, massimo di 4, non di più. Però
Il che vorrebbe dire che in media ciascun malato infetta 3-4 malati, ma la vera verità è che parecchi malati non infettano nessuno e poi ci sono alcuni malati che infettano una quantità di gente spropositata. Abbiamo alcune dimostrazioni a riguardo. Abbiamo ad esempio lo studio fatto su un corista malato in una chiesa americana che ha contagiato 70-80 persone. Appunto si parla di superdiffusori, quindi diciamo la capacità di infettare è decisamente superiore in chi ha quantità abnormi di virus, ok? Mentre altri ragionevolmente sono o meno contagiosi. Ragionevolmente, ad esempio, i nostri giovani che appunto non si ammalano gravemente, eccetera, ragionevolmente diffondono anche poco, va bene? Perché se sono solo portatori o se diciamo hanno una sintomatologia, sono paucisintomatici, tendenzialmente potrebbero essere meno infettivi. Ecco, direi che un soggetto vaccinato sicuramente è molto meno infettivo, anche se diciamo reinfettato, di un soggetto che invece non è vaccinato. E così passiamo a vedere quali sono i potenziali effetti avversi del vaccino. Allora, mi sento in giro tanta negatività e tanta diffidenza nei confronti di questi virus a RNA messaggero. Se dovessi dirvi, questi vaccini sono pulitissimi, nel senso che buttano dentro solo una sequenza di RNA messaggero e una pallina lipidica che lo contiene. Certamente non comportano un danno genetico, un rischio di danno genetico al soggetto vaccinato. Ma lo possiamo dire con forza, cioè non è dice ma beh, forse. No. Intanto l'RNA messaggero nella cellula, dunque, allora, come dicevamo, le vescicole che contengono questo RNA messaggero sono necessarie per favorire l'entrata dell'RNA messaggero all'interno della cellula. Quando l'RNA è dentro la cellula, sopravvive 24, 48, 72 ore e produce una bella quantità di proteina virale, che in questo caso è una sola, la proteina spike, come dicevamo. E basta. E dopo 2-3 giorni, la cellula che ha iniziato a produrre questa proteina torna a non produrla più. Punto. In generale il profilo di sicurezza di questi vaccini è elevatissimo e lo possiamo dedurre sulla base dei dati a disposizione derivanti dagli studi di fase 3 che adesso vediamo. Non è consigliabile agli immunodepressi? Beh, questo è logico. Non introdurrete virus vivi attenuati. E quindi in generale non c'è il rischio di fare male all'immunodepresso vaccinandolo. Il problema è che tendenzialmente è molto probabile che l'immunodepresso non produca immunità. Quindi voglio dire, è una dose sprecata essenzialmente, va bene, più che una dose che può far male. Quindi in generale si ritiene che il vaccino non è consigliabile agli immunodepressi e poi non è consigliabile neanche alle donne in gravidanza e per estrema prudenza o che potrebbero esserlo entro 2 mesi dalla vaccinazione. Ma vedete, anche qui si tratta di ragionamento, come dire, protettivo, conservativo, che fanno le case farmaceutiche produttrici. Sappiamo ad esempio che il rischio teratogeno di base durante una gravidanza esiste, anche se la donna fa la vita più sana del mondo, però insomma un rischio anche grandicello, diciamo,
siamo sul 3% di rischio teratogeno, da problemi gravi, gravissimi, fino a problemi ovviamente irrilevanti, piccolissimi difetti o piccolissime stranezze, diciamo. Bene, è ovvio quindi che, essendo, diciamo, la gravidanza un momento a rischio, il produttore preferisce non vaccinare queste donne. Così come in generale si dice i vaccini sono sconsigliati, e questo non lo si dice per questo vaccino, ma in generale i vaccini sono sconsigliati per tutti i pazienti con malattie degenerative del sistema nervoso centrale, pensiamo, che ne so, alla sclerosi multipla. E anche questo non è perché, diciamo, il vaccino può accelerare la sclerosi multipla, è che dal momento che è da 30 anni che si vocifera, che si ipotizza che i vaccini possano dare problemi di questo genere, cosa che, insomma, non è mai stata dimostrata, e allora a fronte di un paziente con sclerosi multipla che, come ben sappiamo, ha momenti importanti, per fortuna, insomma, adesso più lunghi di remissione, ma poi ha momenti di ricadute, ecco, diciamo, fare un vaccino in questo soggetto è controproducente, più che altro per la casa farmaceutica, perché questa persona potrebbe pensare che è peggiorata perché ha fatto il vaccino. Ovviamente non sarebbe questo il caso, però, diciamo, si usa questo tipo di atteggiamento. E questo tipo di atteggiamento è anche legittimo nel momento in cui andremo incontro a questa immunità di gregge di cui ci parlava Ciriana. Abbiamo avuto un po' di reazioni allergiche, o meglio dire pseudoallergiche, a manifestazione rapida, ok? E per la verità sono stati descritti 21 casi su 2 milioni di dosi somministrate, questo è il numero, eh? 21 casi su 2 milioni di dosi somministrati, però insomma sono 21 casi che ovviamente, avendo fatto il vaccino in ambiente ospedaliero, sono subito stati trattati senza problemi particolari, insomma senza mettere a rischio la loro vita. Però da questo punto di vista si ragiona e si consiglia a soggetti che hanno avuto importanti reazioni pseudoallergiche in passato a vaccini, ma anche, come dire, a farmaci, ad esempio, pseudoallergici o anche allergici, cioè tutti quelli che hanno avuto shock anafilattico, che per la verità sono pochi, in seguito alla somministrazione di un qualche farmaco, beh, forse potrebbe essere opportuno non somministrargli il vaccino. E infine, adesso poi torniamo invece agli effetti avversi che ci sono, rarissimi effetti avversi a lungo termine. Per la verità, al momento non sono stati descritti, però io non posso dire è impossibile che ci siano. Beh, sulla base, diciamo, degli studi precedenti fatti sugli vaccini RNA, aperta parentesi, noi parliamo di Moderna, no? Noi dovremmo dire Mode RNA. Questa è una piccola company che da più di 10 anni sta studiando una decina di vaccini basati sull'RNA. E quindi, insomma, la casistica sui vaccini a RNA è una casistica che, insomma, data ormai da anni, va bene? Quindi Moderna, non ci viene bene di chiamarla così perché, insomma, è venuto fuori un nome italiano, ma insomma Moderna studia solo vaccini basati sull'RNA messaggero. Ecco, allora dicevo, effetti avversi a lungo termine, beh, noi non li possiamo escludere, certamente avranno una frequenza bassissima, ragionevolmente paragonabile a quella degli altri vaccini, quelli sicuri, quelli che facciamo normalmente ai nostri bambini. Quali sono invece gli effetti avversi che registriamo? Ci sono reazioni locali che sono molto frequenti, adesso vedremo, e che sono autorisolutive. La manifestazione più importante è il dolore nella zona dove viene effettuata l'iniezione. Raramente c'è anche gonfiore, raramente c'è anche arrossamento. In questo caso il dolore è la manifestazione prevalente. E poi ci sono reazioni sistemiche che potremmo dire simili influenziali, che anche queste sono abbastanza frequenti, ma autorisolutive.
sensazione di stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, talvolta febbre, talvolta anche febbre alta, adesso lo vedremo. Talvolta un po' di linfadenopatia, insomma raramente linfadenopatia e malessere generalizzato. Vediamo più in dettaglio gli effetti avversi locali del vaccino Pfizer. Per quanto riguarda gli effetti avversi locali, vedete praticamente, allora queste qui a destra abbiamo la colonna di chi ha fatto il placebo, a sinistra abbiamo la colonna di chi ha fatto invece il vaccino, e come vedete la colonna arriva fino a 80, per dire che insomma il dolore è presente quasi sempre, anche se qualche collega dice che no, non ha avvertito dolore, ma insomma un dolore che compare entro 24 ore dalla somministrazione e dura 2 o 3 giorni. Di solito il dolore lieve, qualche volta moderato e qualche volta anche severo, raramente. Anzi, vediamo meglio il dettaglio. Nel 2% dei casi è un dolore severo, ok? Non ci sono state osservazioni di grado 4, quindi gravissimo, però severo. Nel 30% dei casi moderato, nel 50% dei casi lieve, ok? E questo, vedete, poi il rossore, il gonfiore, di fatto non c'è, pochissimi soggetti hanno denunciato questo, e d'altronde è un intramuscolare, quindi insomma è molto più probabile il dolore. Più o meno la stessa cosa per Moderna, vedete anche qui si arriva a, la seconda dose forse dà un po' più di problemi rispetto alla prima dose, il grado 2 per la verità Moderna colpisce solo il 10-15% dei casi, poi abbiamo appunto il rossore, il gonfiore, poca pochissima roba e un po' di linfadenopatia. Questi sono gli effetti avversi locali. Ah no, e infine quelli di AstraZeneca, di nuovo dolore. Qui è carino perché AstraZeneca ci dà come varia nel tempo. Vedete, già entro le 24 ore abbiamo un po' di dolore. Questa è la seconda dose, questa è la prima dose. Un po' di pazienti con dolore. Il picco si raggiunge dopo in seconda giornata e poi pian pianino il dolore se ne va. Questa è invece la dolorabilità, ovviamente più, come dire, ce n'è più di soggetti che hanno dolorabilità, ma insomma voglio dire, infatti è spesso sopportabile, direi. E questo va bene. E invece andiamo a vedere gli effetti avversi sistemici. Beh, gli effetti avversi sistemici ce ne sono, dobbiamo dire che ci sono. Io partecipo a una chat su Facebook, insomma, un gruppo Facebook di medici che si stanno vaccinando e ho visto anche qualcuno spaventato perché evidentemente non era informato sul fatto che è possibile averci manifestazioni abbastanza importanti. Quali sono le manifestazioni più importanti? Sicuramente sono il senso di fatica. Insomma, il termine italiano fatica non comprende proprio il termine inglese fatigue, però più o meno dall'idea. Ma c'è una buona percentuale anche col mal di testa, ok? Certamente poi se uno magari soffre di emicrania o di mal di testa, sicuro ce l'avrà una cosa di questo genere. Attenzione, perché qui abbiamo un 60%, va bene, questa è in seconda dose. Vi faccio vedere i giovani adulti, i giovani e gli adulti, perché gli anziani hanno sempre meno effetti avversi, sia locali che sistemici. Quindi qui è la popolazione più problematica, diciamo, rispetto agli effetti avversi. Allora, vedete che però la fatica compare anche nel gruppo placebo. Questo è tutto un problema di mente. D'altronde, se vai a pensare che vai a fare questo vaccino e insomma in qualche modo sei impaurito o comunque è un evento particolare della tua vita, vai in un contesto particolare, eccetera, allora addirittura nel placebo abbiamo avuto il 34%. Di mal di testa, ok? Abbiamo poi, soprattutto in seconda dose, brividi e dolori muscolari.
okay? Dolori muscolari non locali, ma generalizzati. E d'altronde questo è un segno buono, direi, è il segno che il vaccino funziona. Il vaccino funziona e arriva un'ondata di citochine. Ci hanno sorvolato su questo, ma insomma noi che siamo farmaco-immunologi, sia Ciliana che io, studiamo in particolare la risposta del sistema immunitario ai farmaci, ovvero i farmaci che agiscono sul sistema immunitario, beh, insomma è ovvio che sappiamo bene che appunto questa cascata di citochine ovviamente ci fa sentire la fatigue, ci fa sentire il dolore muscolare, il dolore articolare. Oh, io ho sottolineato qui giallo-nero, vedete le percentuali dei soggetti che hanno dei fenomeni particolarmente importanti, severi, ok? Insomma, l'1-2% ha una febbre severa sopra i 39, ok? Così come la fatica. In una piccola percentuale, il 4% è importante, e così via. Bene? Quindi, insomma, mentre dal punto di vista gastrointestinale poco niente. Di fatto, vomito no, diarrea, vedete, ce l'abbiamo anche nel placebo, quindi no, quindi praticamente niente. Ah, qui abbiamo un'altra colonnina interessante che ci dice quanti hanno ricorso a prendere un FANS, perché non si sentivano tanto bene. Insomma, il 45% dei vaccinati che hanno preso la seconda dose hanno fatto ricorso ad un FANS. Questo sopra 55 anni, sì, semplicemente per dirvi che vedete in generale che le colonne sono più basse, non ci soffermiamo, sono leggermente più basse, quindi sopra 55 anni in generale abbiamo meno effetti avversi, e questi invece sono gli effetti avversi sistemici di Moderna, in rosso gli effetti diciamo più gravi, più importanti, in blu moderati e in grigio poco importanti. E di nuovo vedete la fatica, di nuovo il mal di testa, la mialgia, le artralgie, più o meno i brividi, più o meno siamo qui. Con Moderna spicca di più il fenomeno prima dose e seconda dose, in seconda dose abbiamo più un po' più di problematicità rispetto alla prima dose. Beh, questa roba, insomma, mi ci sono soffermato abbastanza. Perché, come dire, se farete i vaccini, insomma, un pochino bisogna avvisarlo il cittadino, e bisogna dirgli, guarda che un po' di problemi ce l'avrai, e questi problemi ce l'avrai ed è un segno che il vaccino non sta facendo effetto. Tutto qui, non c'è da spaventarsi, non c'è da pensare che stanno succedendo cose gravi. E gli effetti sistemici sono di nuovo, piccano tendenzialmente sempre in seconda giornata, vedete, e anche col vaccino AstraZeneca, e più o meno sono gli stessi, sempre gli stessi vaccini, sempre gli stessi effetti avversi. Bene, che dobbiamo dire per quanto riguarda gli effetti avversi? Ma attenzione che questo è un ragionamento importante. Mentre si vive, come ben sappiamo, come purtroppo ben sappiamo, ci si ammala e ci si ammala anche di cose gravi e si muore. Infarto, ictus, malattie infettive, malattie degenerative neuronali, tumori, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo più ci invecchiamo, più veniamo a conoscenza di amici, parenti, conoscenti che hanno qualcosa del genere. In più, ovviamente, moriamo anche per incidente stradale, per infortunio sul lavoro, per omicidio, eccetera, eccetera. Bene, e infine, quando si riceve un farmaco, e quindi anche un vaccino, si ha non solo l'effetto placebo, ma anche il cosiddetto effetto nocebo. Cioè, la persona può pensare che il vaccino gli fa male.
e quindi diciamo può peggiorare involontariamente diciamo i sintomi problematici. Come dicevamo, il mal di testa e la fatica del gruppo placebo ne sono un segno. Quando consideriamo i grandi numeri, queste cose succedono sicuramente. Voglio dire, chiaramente, no? Quando vaccinerete tutta Perugia, insomma, è ovvio, è evidente che è possibile che una donna, un uomo o anche più moriranno, diciamo, subito dopo aver fatto il vaccino, si ammaleranno subito dopo aver fatto il vaccino. Ma questo non significa che il vaccino ha determinato la morte o la malattia. Ecco, questo è importante. Ce lo dicono solo gli studi che possono mettere in comparazione due gruppi, o ce lo dicono gli studi, diciamo, epidemiologici, no? E quindi, certo che se nel gruppo vaccinato ci fossero più, che ne so, facce verdi, ok? Dato che le facce verdi non compaiono mai nella popolazione o molto raramente nella popolazione normale, vorrebbe dire che questo è un effetto del vaccino, ok? Quindi, in linea generale, attenzione, perché la stampa, non appena succederà qualche cosa, lo sapremo anche se succede in Argentina o nella Terra del Fuoco, diciamo, però questo non significa che sono i vaccini responsabili di questo. E infine, brevi considerazioni rischio-beneficio, che sono fondamentali. Sono fondamentali. Il Covid sta determinando la morte dei pazienti anziani, più raramente la morte di adulti anziani, ma e poi si dice con comorbidità, eccetera. E poi abbiamo anche i giovani che muoiono, ad esempio quelli infettati con alta carica virale, e magari anche per motivi professionali. Diciamo, un martire di questa situazione è stato il medico cinese che per la prima volta ha segnalato al mondo il giovane medico cinese ha segnalato al mondo l'epidemia. In più abbiamo i danni d'organo, no? E questo capitano anche nei giovani, meno frequentemente, ma capitano: cuore, sistema nervoso centrale e periferico. In più il Covid sta determinando danni indiretti, i danni sanitari, abbiamo un sovraccarico degli ospedali e la gente per paura non si ricovera, o comunque gli interventi chirurgici vengono rimandati. Inclusi quelli ad esempio per asportare i tumori, e più uno si tiene un tumore più in qualche modo rischia che la sopravvivenza sia inferiore. Abbiamo i danni psichici, abbiamo i gravi danni economici che diventano anche diminuzione della qualità di vita, aumentata mortalità delle fasce più deboli, i danni sociali, direi soprattutto i giovani, ma tutti noi stiamo soffrendo pesantemente. Insomma, per dirlo in poche parole, stiamo in guerra, il nemico non è un nemico fisico come lo è stato per i nostri nonni, è però questo virus. Quando si andava in guerra a combattere contro il nemico non ci si facevano tante domande, si andava in guerra perché c'era la combattere, diciamo, per il proprio paese, oppure il partigiano va a combattere per la libertà del proprio paese, insomma, alla fine per la vita, per la qualità di vita e per tutto il resto. Bene, i vaccini hanno un rischio bassissimo, va bene? È vero che noi non siamo ancora in grado di quantificarlo con precisione solo per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, semplicemente perché questi vaccini esistono veramente da pochi mesi, ma comunque questo rischio è incommensurabilmente più basso dei danni derivanti alla società e potenzialmente a ciascuno di noi da Covid-19. E allora è ovvio che qui abbiamo un problema psichico,
perché voglio dire, mio padre è morto di incidente stradale. So che, insomma, l'incidente stradale può uccidere. Bene, però non mi pongo mai il problema quando vado a fare lezione a Terni se andare o non andare in macchina a fare lezione a Terni. Ci vado, così come vado in vacanza in macchina oppure prendo l'aereo e faccio tante cose. Bene, non c'è dubbio, ad esempio, che andare in macchina è molto, molto, molto più rischioso che vaccinarsi. Molto, molto più rischioso. Eppure nessuno di noi, nessuno dei nostri concittadini, come dire, non prende l'auto pensando, oddio, questa cosa mi può uccidere. Non, d'altronde viviamo, ecco, e per vivere facciamo atti, e facendo questi atti ci esponiamo a certi rischi. Ripeto, il rischio del vaccino è molto basso, ma ragionevolmente un piccolo rischio c'è. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, professore. Grazie al professor Giuseppe Nocentini. Allora, io ho raccolto già delle intenzioni per delle domande. Inizierei subito. Darei la parola alla dottoressa Commodi, che ha una domanda, e poi vediamo chi dei due relatori magari preferisce rispondere. Sì, salve, buonasera a tutti. Intanto ringrazio i due relatori per le importanti nozioni che hanno saputo trasmetterci oggi su un tema così delicato che è quello della pandemia da Covid-19, quindi intanto un ringraziamento particolare. Beh, in parte, diciamo, alla mia domanda ha già risposto il professor Nocentini, però volevo una precisazione. Quindi diciamo che una volta vaccinati io posso andare incontro quindi all'infezione da coronavirus, non manifestare la malattia in forma grave, ma posso essere contagiosa? Questa cosa a cui in parte già il professor Nocentini l'ha spiegata, non abbiamo tanti studi clinici, anzi direi nessuno per il momento, che ci dimostra quanto la vaccinazione possa proteggere anche dall'infezione asintomatica Covid-19, perché in tutti gli studi clinici che abbiamo illustrato quello che viene fatto è monitorare l'infezione sintomatica dalla moderata alla grave. Quindi capire se il vaccino induce un livello anticorpale che è in grado di annullare completamente la carica virale ancora non è noto. Quindi questa è una ragione. L'altra ragione è quindi chi ha una bassa carica virale, come diceva Giuseppe, il collega, non sappiamo se è in grado di... lui è protetto se è vaccinato, però non sappiamo se è un diffusore, se è qualcuno che può diffondere l'infezione. Allora dico, sono d'accordissimo, e dico ragionevolmente non saremo infettivi se vaccinati. Io penso che è ragionevole dire così, però come dice Ciriana non abbiamo le prove. Magari un po' di virus lo diffondiamo. Voglio dire, certo, è un conto è parlarsi, e allora ragionevolmente a questo punto non diffondiamo, un conto è baciarsi, per dire, no? Ok? Quindi ecco, insomma. Perché è così importante raggiungere quella famosa immunità di gregge, perché a quel punto siamo sicuri che c'è una protezione collettiva. Ok, grazie mille. La dottoressa Elisa Casciari. Si era prenotata per una... Eccomi qua, mi sentite? Sì. Grazie per il corso di oggi, innanzitutto. Volevo fare una domanda per quanto riguarda la mutazione inglese del virus, di cui se ne è parlato tanto questi giorni. Volevo chiedere se questa mutazione ha effetti sull'efficacia del vaccino. Al momento non c'è niente di pubblicato, però sono venuto a conoscenza del fatto che ovviamente lo stanno studiando in modo molto, molto intenso, e i primi dati ci dicono che non c'è nessun problema. Perché ovviamente gli anticorpi cioè le zone che stimolano la produzione degli anticorpi
all'interno dello spike sono tante e quindi in generale ciascuno di noi vaccinato produrrà 10 tipi, 20 tipi di anticorpi diversi. Ecco, magari non funzioneranno tutti e 20, ma se ne funzionano solo 18 non è un problema. E questo al momento, per le mutazioni, ad esempio per questa mutazione inglese. E c'è anche da dire un'altra cosa, che i virus a RNA, quindi sia Moderna che Pfizer, se alla fine verrà fuori che il virus è talmente cambiato che bisogna che il vaccino non funziona più, ecco, la casa produttrice fa veramente un attimo a cambiare la sequenza di RNA e a produrre un vaccino che a questo punto protegge per quest'altro RNA. Ecco, il modo più veloce per farlo è averci i vaccini a RNA. Quindi al momento siamo protetti anche da questa variante, però è ragionevole che più ci vacciniamo, più il virus è spinto a correre ripari in qualche modo e probabilmente potrebbe venire fuori qualche virus che diventa, che riesce a resistere al trattamento, al vaccino, insomma. Quindi magari sarà una corsa contro il tempo, ma ragionevolmente non ci troveremo mai più in una situazione di questo genere per quanto riguarda il SARS-CoV-2. Posso aggiungere su questo argomento, avendo una formazione proprio da CTFina, che la fortuna è data dall'antigene con cui, diciamo, che è l'intera proteina spike. Quindi, come proprio ha detto Giuseppe, gli anticorpi che vengono prodotti verso vari epitopi di questa proteina spike. Forse sarebbe diversa la situazione in cui andassimo ad utilizzare come antigene non l'intera proteina spike, ma semplicemente una piccola regione, come per esempio era il primo candidato sviluppato dalla Pfizer. Quindi questo ci dà abbastanza sicurezza sul fatto che gli anticorpi sviluppati possano comunque riconoscere e neutralizzare la proteina spike. Grazie. Ok, grazie mille. C'è un'altra prenotazione, la dottoressa Silvia Freduzzi. Non la vediamo ancora collegata, forse ha avuto un problema. Ha dovuto lasciare. La dottoressa anche Alessandra Ciavaglia si era prenotata. Microfono. Non la sento, microfono. Deve attivare il microfono. Ora? Sì. Perfetto. Perfetto, dicevo buonasera a tutti e complimenti per il corso ai nostri relatori. Una domanda, anche se i nostri studi scientifici già ci hanno un pochettino indirizzato verso la risposta, però un commento da professionista è importante. Sentiamo dire spesso anche in TV e nei mezzi di informazione che i vaccini a RNA sono più pericolosi perché vanno a trasformare le nostre cellule, per capirci, ci fa diventare degli OGM. In parte ha già risposto lei, professor Nocentini, però ci può delucidare in maniera un pochino più scientifica questa domanda che soprattutto la popolazione e i pazienti che vengono anche in farmacia ci domandano. Vai, Ciriana. Allora, come abbiamo detto, sono dei vaccini ad RNA messaggero. Quindi questo RNA messaggero, quando entra nella cellula ospite, rimane nel citoplasma assolutamente e, come prima accennava il mio collega, ha una durata massimo di 3 giorni, non di più, poi viene degradato. Quindi dovrebbe, come RNA, trasformarsi in DNA e integrarsi dentro al nucleo nel genoma della cellula ospite, che significa dovrebbe avere a disposizione innanzitutto un enzima che non mi risulta noi abbiamo nel nostro organismo, che è un enzima che trasforma l'RNA in DNA e che hanno solo i retrovirus,
e poi questo DNA dovrebbe entrare nel nucleo e inserirsi nel genoma, quindi altamente improbabile per le conoscenze che oggi abbiamo. Può essere che tra 50 anni identificano una retrotrascrittasi e quello sarà un successo della ricerca, devo dire, prima di tutto, però ecco, è altamente improbabile. Grazie, grazie. Aggiungiamo questo. E se anche fosse, vorrebbe dire che quel pezzettino di muscolo, allora sono completamente d'accordo che è altamente improbabile, ma io direi è sicuramente no, ma comunque anche fosse quel pezzettino di muscolo in cui è stato inoculato il vaccino, continuerebbe a produrre la spike, che vorrebbe dire che ogni tanto, cioè che ci continua in qualche modo a vaccinare. E quindi... non succederebbe niente lo stesso. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora, la dottoressa Silvia Freduzzi ha avuto problemi di connessione, ma è ritornata. Salve, scusi, non mi funziona la camera, non so perché, ma mi dice che non sono provi stata... adesso. Ah, ok, grazie, perfetto. Salve, io sono Silvia Freduzzi. Innanzitutto vi ringrazio dei vostri interventi perché veramente molto ricchi di informazione, e specialmente lei, dottor Nocentini. Io ho avuto modo di leggere un articolo sulla SIF che ha spiegato veramente benissimo tutto quello che riguarda le vaccinazioni, e insomma, che invito tutti i colleghi a leggere perché veramente è una spiegazione molto approfondita. E avevo una domanda che mi potete rispondere entrambi, insomma adesso non so chi di voi due, riguardo agli effetti avversi relativi a questo vaccino. Ultimamente, soprattutto in questi ultimi giorni, è uscito notizie, non so quanto veritiere, non so neanche se chi ha mandato in giro insomma questa cosa, riguardo a delle paralisi facciali legati come evento avverso. E vi risultano a voi in che entità, in quale incidenza, se sono reversibili, non reversibili, insomma ecco, se avete qualche informazione da darci proprio per tranquillizzare noi e tutti. Sì. Grazie. Allora, tanto per iniziare sono informazioni vere, perché giustamente la prima domanda, la prima questione è: ma chissà se ce l'ha inventato qualcuno. Sì, sono stati osservati in 4 soggetti vaccinati col vaccino Pfizer una paralisi di Bell, che è una paralisi a carico del facciale e che comporta la tipica facies, con tutto il problema che riguarda il labbro, riguarda il sopracciglio, quindi insomma diciamo anche una cosa abbastanza spaventosa, perché uno potrebbe pensare di aver avuto un ictus o una cosa di questo genere. E invece niente di tutto questo, perché nell'arco di 2-3 settimane è una paralisi diciamo funzionale del nervo, e dopo 2-3 settimane si ristabilisce completamente la funzionalità e la faccia torna ad essere normale. Al momento non si sa se sia stato il caso maligno che ha fatto avere 4 paralisi di Bell sul gruppo vaccino e nessuna paralisi sul gruppo placebo, perché poi la paralisi di Bell è abbastanza frequente e quindi è... l'FDA o l'EMA, non mi ricordo, hanno detto comunque siamo ancora all'interno di quello che succede alla popolazione normale, quindi è possibile così come invece è possibile che molto raramente una cosa del genere possa avvenire. Però un conto è leggere paralisi e allora ovviamente uno si spaventa, e un conto è la paralisi di Bell che è una cosetta abbastanza così. Ok. Perfetto, la ringrazio, molto gentile, grazie, grazie. Allora, vorrebbe intervenire la dottoressa Maria Elena Bartoli. Buonasera a tutti. Ecco, io volevo domandare questo. Non la vediamo, dottoressa? Adesso? Sì. Sì. Ecco. Allora, buonasera a tutti. Volevo farvi una domanda. Perché dobbiamo mantenere le misure di distanziamento sociale anche dopo essere stati vaccinati?
Questo è quello che dicevamo prima, perché attualmente, fin tanto che non si raggiunge un'immunità di gregge, quindi fin tanto che la copertura vaccinale è bassa, non abbiamo risultati clinici che ci indicano che quegli anticorpi che produciamo a seguito della vaccinazione sono in qualche modo cioè annullano completamente la carica virale e quindi mettono in condizione quel soggetto di non infettare chi è ancora suscettibile. Quindi in sostanza è questa la ragione vera. Occorreranno degli studi clinici focalizzati proprio su questo aspetto. Che non sono neanche tanto semplici, No. E comunque c'è anche un problema economico, cioè la Pfizer ha detto, vabbè, ma noi eravamo interessati a vedere l'efficacia, poi questi sono problemi di altro tipo, perché insomma lo sforzo economico e organizzativo è stato pesantissimo ovviamente. Perché bisognerebbe screenare con tampone tutti i soggetti arruolati nel progetto. Poi, 44.000. E poi Ciriana, una volta che li hai screenati, non sai se sono infetti, cioè... Ce l'hanno il virus, ma non sai se contagiano, quindi poi bisognerebbe organizzare un'indagine epidemiologica su quei soggetti. E insomma, non è semplice. Non è semplice disegnarlo proprio come studio clinico. Grazie, grazie molto. Grazie, dottoressa. Allora, mi sembra che in chat non ci siano altre richieste di intervento. Se il dottor Orlacchio è d'accordo, possiamo allora ringraziare ancora i colleghi Ciriana Orabona e Giuseppe Nocentini per le loro interessantissime e bellissime presentazioni. Ringraziamo tutti i farmacisti che hanno partecipato all'evento e vi salutiamo alla prossima iniziativa. Quindi io ripasso la parola all'organizzatore, al padrone di casa, al presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia. Grazie a voi per l'invito, grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai professori che hanno portato avanti questo interessantissimo e anche attualissimo tema di formazione. È più che mai importante dare degli strumenti per dare sicurezza ai nostri farmacisti, sicurezza che è trasmessa poi anche ai cittadini. I farmacisti godono di una grande fiducia da parte dei cittadini e saranno ancora diciamo capaci di trasmettere questa sicurezza nella vaccinazione se conoscono e loro stessi hanno gli strumenti per essere chiari nell'esporre l'importanza di questo strumento, che è quello più importante che abbiamo per combattere questo virus. Ringrazio tutti i colleghi che si sono collegati finora, che per le domande, e ringrazio voi per aver dato un segnale anche importante, che il nostro Ateneo riesce ad avere degli scienziati quali siete così preparati, anche che si sono anche diciamo preparati in un brevissimo tempo, no? Quindi siamo nelle primissime fasi della vaccinazione e siamo già capaci di dare questo tipo di informazioni così dettagliate e precise. Di nuovo grazie a tutti voi e auguro un buon lavoro a tutti i farmacisti che ci stanno seguendo. Arrivederci, buona serata. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.